Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati nel server di... Aspetta, nel server, aspetta che lo so. Potter World MC... MC sta per Minecraft, Minecraft, MC, Minecraft... Vabbè, hai capito, no? E sono tornato, se non ho pianto il piccione, madonna, le cuffie qui sopra, mi prendo, mi smadonno. Allora, siamo tornati in questo server, questo sarà un, diciamo, uno speciale appunto di San Valentino, anche se è passato da 2 giorni, era l'altro ieri, vabbè. A guardare i dettagli, però vabbè, perché prima non riuscivo a farlo uscire, ho fatto uscire il video della Crash Shot, ci tenevo un po' di più e quindi insomma questo uscirà un pochino più avanti. Spero che questa cosa che vi farò vedere sia un po' più, insomma, sia ancora più fresca, sia ancora fresca. Penso che durerà comunque un pochino, anche se non l'ho trovato, ma porco mostro, cioè non la pianto di picchiare qua, mi sparo. Ok, allora, quindi mi raccomando ragazzi, se volete fare questo evento e giocate in questo server, vi spiego un attimo come funziona. Quando arrivate, vedete qua, avete il tappetino bello, cioè rosa rosso, che ricorda tanto l'amore. L'amore, il castello, vabbè, sempre quello, come si vede già, si è già visto l'altra volta. E vai, sono anche stati quei cuoricini, ho voluto farli così c'è sempre l'amore nell'aria. E questo è il pirletto che c'è da cliccare per andare nell'evento di San Valentino. Ragazzi, vi ricordo di lasciare il pollice sopra questo video se volete comunque che continuo a portare il video su questo bel server. Ci sono io! No, ma ci sono io! Ma sono io! Sono fotocopia! Guardalo! Guardalo, è bellino lui! Guardalo! Il cibo si prende dai piatti, vedete? Cioè, se voi vi chiedevate dove si prende sto cavolo di cibo per non morire di fame, dovunque, anche nel salone principale, se voi cliccate sui piatti, dopo un po' si ricarica e potete prendere quello che beccate. Insomma, ad esempio adesso ho beccato il coniglio cotto, però è random comunque il cibo. Questa è la piccola città adibita allo scopo di fare questo piccolo evento. Cioè l'evento, di, come ho detto, di San Valentino. Guarda che carino, dai, c'è dell'impegno, cioè, si vede proprio l'impegno che ci mettono qua in questo server. È molto bello, comunque... L'evento in sé consiste in una cosa, ovvero... Oh, salve, mi scusi lei, quel bastoncino interessante non è che me lo potrebbe regalare... No, no, a parte questo qui è una skin che mi ricorda qualcuno. Comunque, allora, dovete andare da Johnny. Johnny, non si fa seconda, già vedi, io ho una confidenza con Johnny. E con questi qui, cioè Valentine Day 2017, lo dico in italiano, cavolo, i vostri token, vi dà questa, la Valentine Day Scarf. Praticamente con i token, l'evento consiste nel trovare appunto queste rose, questi token, questi punti, che voi se li trovate li potete scambiare per avere appunto per esempio la sciarpa. E niente, vabbè, per tornare, potrei avere un'altra skin prima. Questo becco a papera, volete permettere, questo becco a papera. Questo pirletto qua c'ha una chest, se aprite questa chest è appunto il libro dell'evento e la rosa rossa. La prima rosa rossa, ah sì, ok, me le dicevo che mi era sparito dall'inventario, mi stavo già cagando in mano. La prima rosa rossa, eccola qua, questa è la prima rosa rossa e qui c'è la guida, diciamo la spiegazione dell'evento, cioè l'evento del 2017 di San Valentino. Qui praticamente c'è tutta la spiegazione, bisogna trovare un totale di 7 rose, 7 punti appunto, per insomma sbloccare quello che vuoi, quel coso là, quella specie di sciarpina. Praticamente, vedi, ci sarà tipo un indovinello. Tu dovrai risolvere questo indovinello per capire dove devi andare. E una volta arrivato, dovrai inserire questa password. La password, per esempio, è magical. Ok? Ogni volta che ne trovi uno, dovrai prendere sto cavolo di token che ti serve per sbloccare il premio finale. E sì, è carino, sinceramente, come evento. Ma guardate che bella rosa. Cioè, è bella, guarda che carina. Guarda, rosa rosa per te sai, dimmi quando. Questo consiste nell'evento, ovvero girare per la città, risolvere questo enigma. Sinceramente però vi tradurrò questo primo messaggio. Allora niente, grazie al mio bel buon vecchio amico Google Traduttore. Allora il messaggio dice questo. Allora, cancella la polvere, spazza via la ruggine e... Poi vedi cosa salta fuori. Sentiti liberi poi di gridare. Quindi, allora, questo posto qua... Allora, prima vai, si toglie via la polvere. Poi si toglie via anche la ruggine. Cioè, pulisci ben benino. Quindi una cosa in ferro, sembra. Vedi un po' cosa salta fuori. E infine ci puoi anche urlare dentro.
Ok, quindi in giro per la ciccia, ciccia, in giro per la ciccia, ciccia, deve esserci qualche cosa, ok, che c'entra con questo indovinello. E bisogna esplorare tutta la città per capire questa rosa, per esempio, dove si trova. Adesso, boh, adesso provo a girare un po', spero di trovare l'oggetto almeno che almeno mi aiuti a risolvere questa prima parte. Dove cavolo devo... Non riesco a capire. Allora, ho girato di qua, ci sono già andato. Di qua non c'è. Ho girato di là, non c'è. Dove cavolo devo andare? Porca di quella miseria. Cioè, da un'ora che ci sarò dietro. Ma che un'ora? Ma che ci faccio dietro? Mi dà piacere. Aspetta un attimo. Ascolta un po'. Buddy was moved to your Ascolta un po', Asi. channel. Mi dai un po' una mano qua, che da un'ora che sto cercando sto cavolo di rosa e non riesco a trovarla. Ok, Vieni. ciao. Brava, saluta, sì, saluta, vabbè, devi Ma mandare stai una mano. recando? Sì, vabbè, non stare a guardare i dettagli. Ciao Dimmi. YouTube, finalmente! No, scherzavo, ok, dove cazzo sei? Io sono qua, proprio alla piazza della città di San Valentino, è da un'ora che Ancora questa cerco. storia? È Oh, da un'ora che aspetta. sto cercando e non riesco. Eccoti qua, Tipo, ciao. ho la... Hai visto Tipo... qualcosa di strano in me? Qualcosa di più Ti vedo bello? un po' più rush. Dici? La vedo un po' più roscia lei, signorina. Anche un qualcosa, forse, boh. Ah, mi sono smalato le unghie? Sì, anche. Anche, vedi, sono ripreso. Ah, Ah, ho è la la sciarpa. No, sciarpa. Ha preso ho la la sciarpa sciarpa. dell'evento. No. Allora te sai dove bisogna andare, allora. Quanto? Certo, ma mi dovrei pagare. Ci sono In cibo poi quando lo finirò. due Solo... cioccorane. Andranno pur bene, due Una cioccorane. cioccorana. No, non venderle, quelle si usano per le pozioni. Donna Molto. mia. Non tocco niente, sono innocente, non tocco Andiamo, niente. vieni, seguimi. Allora, andiamo dal primo pezzo e vediamo un po' dove cavolo bisogna Ma ce li andare. hai i libri? Io, c'ho tutto, non mi manca nulla, non mi manca nulla. Cioè, l'evento per la sciarpa di San Valentino, che la voglio anch'io adesso. Andiamo. Allora, noi non sappiamo più o meno quanto durerà questo evento, giusto? Forse oggi, già quando esce, potrebbe non esserci più. Avverto già Noi che... speriamo ci sia ancora. Se no, vabbè, abbiamo fatto vedere un evento che voi non è un come si dice? Usufruite, però siamo ACAB e quindi l'abbiamo fatto. Esatto, vi faremo Oh, ci vedere sei? circa i percorsi, un po' capire un po' gli indovinelli, gli diamo un po' una mano, un input, possiamo dire. Ah, eccola qui, vieni, vieni, dobbiamo Qua, andare. Allora, cos'è quel cosa ti coso? viene in mente quando ti dico Agrabah? Agrabah, mi viene in mente, tipo, è un tipo di formaggio. No, è un cartone, Agrabah. Sono andato vicino, no? C'è un mago Ah, la lampada cattivo. E d'Aladino! dove ti sto portando, secondo La te? vedo infatti, si capiva da Ta-da! lontano che era una lampada Vabbè, d'Aladino. fa niente. E quello è il genio della lampada. Ah, Sembra questo è il proprio un genio della lampada. genio. Mi scusi lei, sembra... Ma no, Sembra... quello lì di sopra. Adesso non so dov'è. Ah! Ma Aspetta, che dov'era? c'ha un naso molto Eccolo qui, lungo, vieni qui. nero. Aiuta, sono caduto in acqua. Come mi dici di Guardare... mettere la password? Ah, devo mettere la... Ah, è Ah, perché vero, si è come vedete. resettato. Qua, eccola, fa vedere. Ce l'hai tu le password, io non ne Aspetta, ho più i libri. aspetta, aspetta. Magical, magical, la so. Con la Quindi... lettera maiuscola però. Un Kunlock Magical. Ehi, password accettata! Seconda rosa! Yeah! Così bisogna fare, così, pezzo alla Ok, volta, pezzo alla adesso volta. invece cosa ti dice? Allora, letteralmente c'è scritto, grazie al mio solito buon vecchio amico Google Traduttore, ha volto via i desideri tenuti, insomma, i desideri. Fare nella notte, poi vedo la luce. Che cavolo Dovrebbe è? essere la torre di Frozen. Di I Frozen. Frozen. Il problema è non mi ricordo dov'è. Aspetta. Ce l'hai un Dovrebbe essere da tom-tom? queste parti. Ce l'hai un No, non tom-tom? c'è manco il TPA, mi segua però. Ma dove è andata adesso lei? Questa al massimo potrebbe essere la torre di Rapunzel, non di Frozen Vabbè, comunque. solita principessa, Insomma, una è dai. di ghiaccio, una è solo i capelli lunghi, vedi tu, vabbè. Ascolta, è una principessa. È una Aia, che principessa? botta. Che ne so, sono principesse tutte e due. A me non piace Frozen, ma non so. È perché mi sembrava ghiaccio.
Ghiaccio. Con sta texture sopra ghiaccio. Vieni. Madonna, qui. La torre di ghiaccio. Eccola qua. Qui dietro. Prego. Aspetta che io non manco ho letto la seconda parte. Aspetta. Dovrebbe essere Fairy Tail. Chi è che guarda Fairy Tail? Con la lettera maiuscola. Chi è che guarda Fairy Tail? Io no. Fairy Tail. No, no, aspetta. Tail. Aspetta. Che poi so scrivere. Per gli indizi mi ha aiutato uno del serpeverde a me. Non l'ho fatto neanche da sola. Ma quindi lei lavori da sola e non li fa, quindi cioè... Ascolta, allora c'era una che aiutava un tizio, io mi sono accodata e dopo un po' mi fa: hai bisogno di una mano? Sì, ok, segui, bimba. E ok, va, fatto. Sono soddisfazioni comunque farsi aiutare da uno della propria casata. Comunque, allora... Soprattutto se una è una mezzo staffer che aiuta un suo amico. Vabbè, se uno staffer ti dà una mano va sempre bene. Comunque abbiamo trovato la terza rosa, finalmente. Quarto indizio. Terzo indizio. Terzo indizio. Io sono già al quarto, io sono già avanti. La password sarà love. Il testo dice: letteralmente vuol dire fatto scavando, non più straziante, odoro dolci stanno chiamando, poi lacerazione. Portaci dove dobbiamo andare. Vai, vai, guida, vai, vai. Vai, andiamo. Guida, che è meglio qua. Quindi è in sta casa che dobbiamo andare. Sì, praticamente sì. Questo non so che casa sia, ma... Siamo sicuri, C'è cibo! Prendi il cibo! E qua, guarda. Ah, ok. Perché... Vediamo allora, Kun Lock Love. Password accettata. Olè! Così si fa. Allora, prossimo libro con indizio. Allora, luogo incantato, una mente arricchita. Tempo che scorre, nervi in crescita. Cos'è? Viene. Dovrebbe, non so come chiamarla. È presente quando siamo passati che c'era quella tipo di cupola con i fiori dentro? Ah, sì, sì, che sei mezzo intravisto lì nel veloce. Dov'è che era? Allora, se non sbaglio era da sta parte, se non sbaglio. Sì, la intravedo, la intravedo. La intravedo, dici che è lì allora, cioè sicuro. Dovrebbe essere lì. Il giro a vuoto, sai che proprio mi perdo. Senti, tanto che ti sto aiutando, sa? Vabbè, quindi è questa la cupolona. Sì. Sembra la rosa della Bella e la Bestia, sembra. Devi andare, sì, infatti, è quello che uguale. Ho pensato anch'io, bellissimo. Dov'è? Però. Ah, ma che dietro, è qua dietro, qua. Dovrebbe essere qua, guarda. Vediamo un po'. Che sia questa, sì, è questa, mi chiede la password, quindi. La password è Chocolates. 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 Oh, lei. Vedi, la cioccolata porta bene, la cioccolata. Beh, sono 5 e me ne mancano 2. Sono soddisfazioni. Conoscenza abbondante. Tanto da trovare molti mondi che puoi nasare. Uh-huh. Se magari tutti questi mondi fossero veri, magari fossero intanto veri. Intanto dobbiamo tornare praticamente nella città. Perché porta alla libreria. Ah, ha senso, so, leggi il libro, tutti i mondi fossero veri, ha senso la cosa, sì, ha senso al fin dei conti. Sai, quella cosa strana che tu non conosci, sì, ma libreria? No, non è vero, c'avevo... C'era una lezione, ragazzi, io stavo per partecipare e mi hai portato via dalla lezione, dovevo far parkour, meno male. Vedi che ce l'ho un libro? Vedi che ce l'ho un libro? Guarda, senti le pagine. Vedi che il libro ce l'ho. Vabbè, ascolta, il problema è che se non ti muovi ti perdo. Chi l'ha letto qui? Non lo so. Allora, ma tanto la città ci sono davanti alle mura. Te aspetta all'ingresso e ci arrivo. Eccola qui, vieni. Alleluia, quindi questo è il posto. Cosa vediamo essere? Se dov'è? Cosa essere questi cosi? È una libreria. Non sono colorati. Non sono colorati. Cosa sono questi cosi? Non sono da colorare. Ah no? Perché qui sopra. Ah, è là, guarda. Guardala, l'avevo vista. Va bene, in realtà sì. L'avevo vista. E che volevo lasciarla su spazio. Allora, questa qua vende dei libri. Ultimo indovinello. Col traduttore.
da piangere. Perché la frase vuol dire letteralmente uno scorcio di vedere? Sì, dai, scorcio. Ah, ok, un anno fa potevi vedere, ha senso, dai. Quello che potrebbe essere non è concreto, ma devi muoverti per arrivarci, ok? Muoviti, dai. Giuseppe, vedi il futuro adesso? Girati! Di qua? È che pensavo che tornassimo nella strada ritroso che abbiamo fatto il giro. Ok, facciamolo allora, dai. Mi tocca rifare il giro da dietro. Leggete questo, sponsor, casa produttrice, pubblicizzatevi, pagatemi che pubblicizzo la roba qua. Se piacerebbe. Sì, magari. Sbaglio. Poi qua, ragazzi, se volete dei video dove trovare le proprie casate, basta dircelo che vi portiamo. Tanto io frequento più il server di Davids, quindi più o meno le cose le so. Oh, io faccio crackshot, faccio report, preparo un bel po' di cose io comunque, non vorrei mica dire. Sono un attimo persa, dritto allora, a destra. Di là ci siamo già stati, quindi io direi che bisogna andare dritto adesso. Parkour, la tua passione, vai. Fatto. Io faccio il parkour perché... Ma col cavolo che fatto. Mi fa fare il parkour. Fatto, sì, certo. Vedi, tac, ecco, sono caduto all'ultimo salto, ma l'avevo fatto. C'ho il video pro, a parte che là c'è un pirla che salta, tipo le gambe rotte, si è fatto la spaccata mentre saltava. Guardalo là, quello lì. Quindi ci siamo vicini qua, dobbiamo andare. Cos'è quella specie di palla di vetro sì, laggiù? Sì, praticamente quello è un evento che l'hanno riutilizzato per appunto l'ultimo. Oh, c'è uno col cappello, come quello di prima. Quanta gente col cappello? Ciao tizio. Non sei neanche della mia casata, schifo. Allora, dov'è che bisogna andare? Qui dentro devo cercare? Allora... Qui c'è un non posto. Non è lì dentro. La seduta, sì. Nella mia sfera di cristallo posso vedere cose che non può vedere nessun altro. Scusate, ma lo dovevo fare. Vieni qui. Lo dovevo fare. Dove sei? Giù. Qua. Qui. Sotto la gamba? Qua, vedi, sotto la gamba, appunto. Oddio, sotto le gambe. Allora, va a vedere. È sweet, se non sbaglio. Cosa vuol dire in inglese sweet? Dovrebbe essere carino, sweet, bro. Carino. Tac, ultima roccia rossa. Ora dobbiamo ritornare all'evento. Sì, mi dice che devo prendere, insomma, non sto neanche a tradurlo. Io dobbiamo rifare tutta la strada indietro. Allora, mettiamo le 7 roccia rosse. E puffete! Eccola qua, la sciarpa dell'evento di San Valentino. Guarda, vedi che c'è scritto indistruttibile? Quindi anche se fai i combattimenti così non si romperà mai. Esatto, guardate. Poi c'è il Keep Inventory, quindi sei a posto. Guardate come sono bello, mi si copre un po' la barba però, mi si copre. Ascolta, tu ce l'hai la bag per caso? Io? Non so neanche cos'è una bag, cosa vuol dire bag? È quella che ti aiuta a portarti ovunque senza dover cliccare. O vuoi farla vedere nel prossimo episodio? Ve la facciamo vedere nel prossimo episodio, perché sinceramente adesso finisce qua. Sponsorizzatemi per aver pubblicizzato questa cosa qua, mi raccomando. Allora ragazzi, vi ricordo che se volete sapere dove sono le casate varie, magari vi perdete, non avete voglia di spendere soldi, basta chiedere e vi portiamo tranquillamente. Facciamo un bel tour. Un bel tour tu, sponsorizzato da me, non da Davids, perché è una capra. Ma che figo però, questo libro qua c'è tipo un combattimento con un orso. Guardate che bello, simbolo del canale tra l'altro. Devo proprio leggere questo. E per questo vi saluto, grazie a tutti. Buona giornata. Ciao ciao. E io non dico un cavolo. Ah no, la bocca cucita dalla sciarpa, quindi non dico niente, cioè. Anch'io tecnicamente, però a me non mi si vede mezzo occhio. Quindi possiamo dire che è finita, ciao, ciao. Finita, io vado a leggere, ciao. E vai a leggere, certo. Io leggo. Se lo sapessi, io leggo.